Cari amici, della Lega Nord Toscana, io sono qui per fare una proposta molto tecnica, ma siccome si parla di lavoro, è una proposta contestualmente anche molto politica. Per dire che a fine giugno tre economisti italiani hanno presentato una ricerca da cui emerge un'Italia che è molto diversa rispetto a quello che normalmente noi immaginiamo. Questa ricerca tiene conto da una parte dei salari minimi uguali per tutti gli italiani e dall'altra del costo della vita che è diverso per ciascun territorio. Derivano da questa ricerca due graduatorie che definiscono le province più ricche in termini reali di capacità di spesa che hanno i singoli cittadini e quelle più povere. Solo per dire le prime 4-5, le più ricche sono Ragusa, Crotone, Enna, Siracusa, Taranto, Vibo Valentia. Le più povere sono Savona, Roma, Imperia, Rimini, Genova, Firenze, Milano, Aosta e Sassari. Ecco, questo è antitetico a quello che abbiamo in testa noi. Il reddito medio di un lombardo, infatti, è di circa 21.000 euro all'anno, mentre quello di un siciliano è inferiore a 14.000 euro. Questi due numeri indicherebbero che la capacità di spendere da parte del lombardo sia più che doppia rispetto a quella di un siciliano. Ma in realtà non è affatto così, perché il costo della vita media in Sicilia è il 40% meno di quello che è in Lombardia. Per esempio, il costo medio di un appartamento a Milano è 1.200 euro al mese, stesso appartamento con le stesse caratteristiche a Ragusa è 400 euro al mese. Un maestro elementare con 5 anni di anzianità prende 1.305 euro in tutta l'Italia. Ma in termini reali, questi 1.305 euro valgono 1.549 euro a Ragusa e 1.051 a Milano. Ecco, da queste considerazioni e da tutte le altre che sarebbero troppo lunghe da esporvi, deriva la proposta della Lega Nord Toscana, che si articola in tre punti. Primo, abbassare previamente, ma drasticamente, i salari minimi nominali che sono presenti in ogni contratto collettivo nazionale che valgono per tutti gli italiani. Secondo, definire prima di tutto con grande chiarezza i contenuti dei contratti cosiddetti di secondo livello, che sono aziendali o territoriali, e una volta che sono stati definiti, promuoverli attraverso azioni continue perché siano adottate, perché adottando questi contratti noi siamo in grado di recuperare in termini di reddito reale quelle che sono le differenze inique che oggi esistono. E infine, ove possibile, riaggiornare il metodo delle gabbie salariali oppure abolire del tutto i contratti collettivi nazionali a livello nazionale e sostituirli con contratti collettivi territoriali al fine di reintrodurre fattori di equità reali nel nostro sistema. Ecco, noi consegniamo questa mozione alla Segreteria federale e ai nostri parlamentari, ritenendo che al di là delle polemiche interne ed esterne, questo sia un modo per difendere in termini concreti quella Bene. che è la nostra patria che si chiama Padania. Grazie.